Mauro Carosso, delegato AIS Torino. Abbiamo assistito poco fa a due grandissime degustazioni di Bruno Giacosa e di Domenico Clerico, due uomini storici indimenticabili del vino di Langa. Quali impressioni ha riportato la platea e qual è stata la motivazione per organizzare questa degustazione? Abbiamo organizzato queste due degustazioni per un motivo molto semplice, perché purtroppo tutte e due ci hanno lasciato lo scorso anno, il 2017, e quindi è un peccato dire così. La vita, ovviamente Bruno aveva già un'età importante, invece Domenico decisamente molto giovane, però eravamo legati da grande affetto. Con Bruno Giacosa un senso di grande stima e grande rispetto e anche un po' di riservatezza per l'età, ma anche per il grande carattere, grande importanza del suo vino, della persona, di quello che lui ha dato al vino piemontese nel mondo, che altissima qualità, grande prestigio e grande immagine. E invece con Domenico ci legava invece un'amicizia più diretta, perché anche per vicinanza di età, ma soprattutto per aver condiviso anche momenti più allegri, anche scherzosi, e la visione del vino ovviamente legata a questo grande rinnovamento che furono per il Barolo gli anni 70-80. Senta, si vedono i saloni, diciamo, abbiamo notato una presenza femminile abbastanza massiccia e anche di giovanissime generazioni di produttrici. C'è un cambiamento? Ma io spero che tutto questo nostro impegno di formazione anche a un bere, che sia un bere, dire consapevole una parola abusata, anche stupida, cioè un bere giusto, anche da parte del sesso femminile e quindi delle donne, che abbiamo numerose ai nostri corsi, molto attente, molto precise, ecco, quindi trovo una grande attenzione, tutta femminile, tutta garbata, anche molto elegante, molto raffinata, che ci predispone bene in questo nostro percorso di educazione e di cultura, quindi bere alla scoperta del vino e soprattutto a quello che dietro il vino è, la grande cultura dei nostri vini nel nostro territorio. Momento importantissimo di Baemba 2018, l'incontro con il Barolo di Bruno Giacosa. Qualche impressione riportata durante la degustazione? Sì, quello che devo dire è sempre una grande emozione quando si partecipa a eventi così ben organizzati e soprattutto toccanti. Toccanti nell'emozione, perché Giacosa, così come Clerico, ci hanno lasciato e hanno lasciato un grande vuoto. Però festeggiarlo con i suoi vini, con le sue produzioni, sono sicura che è il modo migliore per rendere onore alla loro vita, dedicata al vino. Bene, allora vedo una gonna rossa, un rossetto rosso e un calice di rosso. È cambiata la rotta? Le donne del vino bianco non esistono più? No, esistono ancora e come, ma esistono soprattutto le donne che amano il buon vino. E il buon vino non si ferma al colore, il buon vino può essere bianco, rosato, rosso, e in questo caso è soprattutto rosso.